stanno cambiando una ruota all'aereo. Non mi era mai capitato che non funzionasse un pezzo e... Questa è la storia di un video sfortunatissimo, con piani epici per realizzarlo ben due volte, e che però al terzo tentativo ha funzionato e ci ha regalato delle cose bellissime. Ragazzi, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video dedicato a questo gioiello. Questo gioiello, ma andiamo con ordine. Per realizzarne la recensione, il primo piano era di, con l'amico Giacomo, che conoscete se seguite il mio secondo canale, avremmo dovuto noleggiare un ultraleggero in Piemonte, andare ad atterrare su un alpeggio in cima a una montagna, lasciare lì l'aereo, camminare fino in cima alla montagna, campeggiare la notte con la vista del Monte Cervino, il tramonto, le cose fighissime. Ma purtroppo in Valle d'Aosta pioveva tipo tutta la settimana secondo le previsioni iniziali, e c'erano anche tante altre cose che sarebbero dovute andare tutte correttamente, tipo Giacomo avrebbe dovuto prendere in tempo l'abilitazione per poter atterrare in montagna, cosa che non è successa. E quindi, anche se quella mattina sono partito così... Buongiorno, buon lunedì mattina, per me sono le 8:20, per voi questa storia uscirà in giornata appena sono sicuro di partire. Ma vi mostro solo cosa sto preparando. 1, 2, 3 e 4. Poi questo nostro primo piano d'azione non ha avuto successo. Il secondo era ancora più strutturato, organizzato per giorni, tutto pronto, ed era il seguente. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Sono in aeroporto, sono a Malpensa e non ho idea di dove sto andando. Eh sì, avete capito bene. E l'occasione per fare tutto questo è... questa nuova Insta360 One RS con il modulo, nuovo modulo in realtà, che però nasce anche in bundle così completo, che è una bestia. Guardate che cos'è questa nuova fotocamera, questo nuovo sensore, doppio sensore da un pollice in collaborazione con Leica, 6K la risoluzione video, Apple ProRes, stabilizzazione flow state, quella di Insta360 che tanto apprezziamo, performance in bassa luce che vedremo, sono spettacolari. Non perdo ulteriore tempo, diamo giusto un'occhiata a com'è questa scatolina. Guarda che roba! Cam modulare, essendo una One RS, basta infatti premere qui e vedete che la lente si toglie. Ma perché? Perché in realtà questo qua, ad esempio, è lo schermo della One RS. Questa qua deve essere la batteria versione verticale della One RS. Questa è una cover specifica e questo è il risultato. Accessori in confezione, troviamo l'enorme pezzone di gomma che serve a proteggere le lenti quando non usiamo la cam, molto molto bene, e un cavetto USB. Allora, questo mio unboxing è ovviamente nel passato, ma adesso vi mostro qual è la mia idea. Allora, questo è un piccolo gruppo Telegram del team Overvolt, un po' di ragazzi che dietro le quinte mi aiutano a portare avanti tutta la baracca. Allora, aggiungo un attimo un amministratore, trasferendogli la proprietà del gruppo, così posso uscire senza rischiare che il gruppo venga eliminato. E non rimane che inviare il fatidico vocale. Ragazzi, importantissimo questo vocale, ascoltatelo bene. Allora, io devo andare da qualche parte a testare la nuova Insta One RS, il nuovo modulo, che è una bomba, una figata, cose varie. Ma qua in Italia piove, quindi, o almeno nel nord Italia piove. Quindi adesso io uscirò dal gruppo, voi organizzatevi, compratemi un biglietto per qualsiasi posto al mondo, letteralmente. Ditemi solo che giorno devo andare in aeroporto e io arrivo lì, e dopo, quando sono lì, mi direte: ho un po' paura. Molto bene, altro. Lascia il gruppo, addio. Bene, il dado è tratto. Voglio proprio, con questa cam molto dedicata al cinematic, deve essere una bomba di prestazioni video, voglio mettermi alla prova, voglio creare qualcosa di bello trovandomi in un posto qualsiasi. Spellicolamento molto sexy. Ah, tra l'altro noto che tutto il microfoname è qui dal lato anteriore. Dovrebbe essere tanta roba anche la qualità audio, visto che la One RS ha dei buoni microfoni. Vabbè, non perdiamo ulteriore tempo, ragazzi. Partiamo. Ho paurissima, raga. Ho appena dato anche i dati della mia Revolut a Michele. Si occuperà lui di prenotare voli e cose varie. Ora niente è più sotto il mio controllo. Ci vediamo tra un paio di giorni. Buongiorno, oggi è il gran giorno. Sono un po' agitato, perché io normalmente sono quella persona della compagnia che quando si viaggia deve sempre aver tutto schedulato, sapere le cose da vedere, aver pianificato un itinerario. E oggi invece andiamo alla cieca. Mi hanno detto: fatti trovare alle 3 a Malpensa e poi capiremo. Allora, cosa preparare in valigia? Muoio dalla voglia di far fare il primo volo al mavicone gigante che mi è arrivato, ma non c'è assolutamente spazio. Quindi i nostri strumenti del mestiere oggi saranno i 3 assistenti, mini 3, telefono, che tanto devo averci dietro, e la Instago, della quale non mi separerei mai. E principale, ovviamente, sarà la One RS, un pollice, cose varie. È parecchio uscire dalla mia comfort zone, ma divertente. Due magliette, un paio di pantaloni, costume, just in case. E basta, niente pantaloni lunghi, niente felpa. Tanto la Russia ha lo spazio aereo chiuso. In Islanda ci sono stato da un paio di mesi, quindi non mi manderanno sicuramente. Quanto freddo potrà mai fare? Niente pantaloni lunghi, niente felpa. Una valigia del genere è l'incubo di ogni nonna.
Ah, a proposito di nonna. Pronti? Dove sei? Sono per strada, sto andando a Malpensa. Dove vai? Vado all'estero, non so dove però. All'estero? Sei dove? Non ho idea di dove. Ok, siamo in aeroporto dove è iniziato tutto il video. Ho la condivisione posizione attiva sul telefono e quindi in teoria sanno che sono arrivato in aeroporto. Adesso scopriamo. Eccoci, mi hanno riaggiunto al gruppo. Tenerife, poteva andare peggio. Ok, ecco i biglietti. Andata, ritorno. è stranissimo. Ok, adesso controllo di sicurezza al volo e mi metto subito a capire cosa fare a Tenerife. Tra l'altro avevo detto il passaporto perché non avevo idea se sarei finito fuori dall'Unione Europea. Non sono mancate le occasioni di spoiler nei giorni scorsi, ma ogni volta che erano lì per darmi qualche dettaglio in più li fermavo sempre perché ho voluto tenermi fino all'ultimissimo di proprio essere totalmente ignaro di dove stessi andando a finire. È più divertente anche per me, è un po' di ansia, però vabbè, ormai lo sappiamo, via. Non benissimo il metro nel frattempo. Allora, la cosa divertente è che da quanti droni, batterie, selfie stick, cose varie ho stipati nello zaino. Ovviamente lo zaino era stato trattenuto per essere guardato dentro, insomma, no? Dal coso della sicurezza. Il tizio della sicurezza mi fa: ma tu sei Yakidale? Faccio: no. Ah no, aspetta, sei Marco Romboli, per volta, ma passa pure. E quindi neanche niente contro lo zaino. La cosa negativa invece è che abbiamo già un'ora di ritardo del volo e secondo me aumenterà. E niente, tocca aspettare, ma almeno ho un po' di tempo per capire innanzitutto tutto che posto è, perché non ci sono mai stato quindi non lo conosco, cosa c'è da fare. E ho appena prenotato anche un posto dove stare questa notte. La macchina ce l'abbiamo, ma l'alloggio no, effettivamente non l'avevano preso. Nel frattempo almeno è uscito il sole. Se il ritardo era causa meteo, almeno non dovremmo averne ulteriore. Molto bene, stanno cambiando una ruota all'aereo. Ci spiace tantissimo, abbiamo fatto il possibile. Niente, l'equipaggio era fuori tempo massimo, ci sbarcano. Non bene, nel frattempo 8:20. Buonasera, parla Romboli, ho la macchina lì da voi ma mi è stato annullato il volo, quindi torno a casa. Niente, raga, il cambio ruota ci ha messo troppo tempo, non sono arrivati i documenti della ruota nuova a quanto pare e l'equipaggio è andato fuori tempo massimo per lavorare per i turni e hanno annullato il volo. Molto 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 bene. Mi dispiace doppiamente perché non era un viaggio normale, cioè io sono rimasto veramente all'oscuro di tutto fino all'ultimissimo momento ed è una cosa che non si può rifare perché ormai le destinazioni più o meno sono qui, cioè era un po' figo e è una cosa che succede una volta sola. Era un viaggio a cui ci tenevo veramente tanto, più che altro per il fatto che veramente non sapevo dove sarei andato e quindi nei giorni prima si è andata a costruire tutta l'ansia di partire per l'ignoto e vedersi tutto sfumare così di colpo è stato veramente brutto. Torno a casa alle 10:30 di sera, ceno e praticamente a 12:30 abbiamo un piano C. Un terzo tentativo. Sarà la volta buona di riuscire a testare, a vedere che figata può essere un prodotto del genere, però avere l'occasione finalmente di provarlo? Buongiorno. Ma che bella giornata. Dai che la terza è la volta buona. Via le magliette e il costume. Dentro i ramponi da ghiacciaio. Ho già visto questa scena. Vedi che averci gli scarponi da montagna in macchina serviva. Allora, ore 5 la sveglia, ore 6 adesso. Sto andando a Courmayeur perché voglio testare questa fotocamera, voglio provarla, voglio farci cose belle. E quindi ho prenotato la funivia del Monte Bianco. Andremo nel punto più alto d'Italia. Anzi, in un punto che i francesi dicono che è Francia e noi diciamo che è Italia. Il problema è che essendo un sabato di fine giugno, tipo l'unico posto di tutta la giornata disponibile per salire sulla funivia era alle 8:15 di mattina, per quello la sveglia così presto. Che figata. Poi il bello è che la funivia del Monte Bianco gira proprio tutta la funivia, ruota su se stessa,
Quindi con una cam 360 messa sul vetro, che può guardare sia tutto il panorama fuori, sia inquadrare per dentro me, le persone insomma dentro il cabinotto, tra l'altro con l'esposizione giusta da entrambi i lati, e però il tutto montato su una funivia che nel frattempo gira per farti godere il panorama a 360, è una combo esplosiva. Devo parlarvi nell'iPhone perché la Insta è lontana e c'è un sacco di vento, ma questa visuale a 360 gradi è perfetta per sfruttare questo 6K a 360 con i due sensori da un pollice. Adorando come questa fotocamera abbia i tasti sia registrazione sia accensione super super sporgenti e li trovi in un attimo col dito. È proprio bella, non ho mai visto nessuna action cam, che poi vabbè non è un'action cam così grossa, però non ho mai visto nessun'altra cam compatta con i tasti così belli, profondi e clicchi e intuitivi. I tasti in realtà sono quelli della One R, perché il nucleo è quello della One R, ma sono ricoperti da altri tasti della cover di questa mod particolare. Ecco, da questo lato forse c'è un po' di meno vento, provo a parlare nella Insta. Prendete assolutamente il selfie stick in carbonio da 3 metri se la prendete. Rimpiango di non avercelo qui oggi, perché ti fava pure riprese da drone un po' lontano da te. Comunque, quando acquistate questa cam, in confezione già troverete un selfie stick bello lungo, dovrebbero essere 2 metri. Più lungo di quello che mi sono portato in cima al Monte Bianco. Quello è un po' più corto perché è la versione con powerbank integrato. Ma se comprate il selfie stick da 3 metri, ragazzi, veramente vi svolta. O quello sottile o quello più grosso li trovate sull'Insta Store. Se volete approfondire, ho fatto il mese scorso un video dedicato a tutti gli accessori Insta. Ma avere la cam così lontana da te stesso è proprio veramente un drone che ti segue in qualsiasi momento. Guarda dove abbiamo portato la One RS. Ed eccoci qua su questo pratone, a quelli che comunque sono 2200 metri. Non avrei mai pensato di essere qui oggi. Avrei potuto essere a Tenerife, certo, se il volo non fosse stato cancellato. Avrei potuto essere a casa a piangermi addosso per la sfiga di questo video. Ma ci tenevo a dire due parole prima di tornare a parlare della nostra Insta One RS, anche su come mi piace affrontare le difficoltà, ma neanche difficoltà, le cose belle e brutte della vita. Perché possiamo scegliere come reagire, abbiamo sempre noi la scelta di come approcciarci, di come raffrontarci a quella che può essere una difficoltà, a un qualcosa che va di sfiga. E siccome quella cosa è successa in ogni caso, e spesso secondo me chi mi vede ha un po' l'impressione che io sia un po' un menefreghista, che non me ne freghi tanto di quello che mi circonda, perché tendo a mantenere il sorriso anche nei momenti in cui magari non tutto va liscio. Anche cose banali come lo schiantare un drone, questo mi succede spesso, ogni volta schianto un drone, schianto un aereo proprio tutto sfasciato, e cosa ci vuoi fare? È successo. L'unica cosa che puoi cambiare è come reagisci tu. E siccome la situazione nel suo complesso è la somma di quello che è successo e di come reagisci, e quello che è successo non puoi cambiarlo, l'unica variabile su cui puoi agire è come reagisci. In alcuni casi perseverando, come per questo video, al terzo tentativo ci è andata veramente veramente bene, delle volte semplicemente sorridendo e andando avanti e facendo il possibile. Ma torniamo a parlare della nostra Insta One RS. Io continuo nel mio cervello a chiamarla quasi One X perché ha la forma da One X, verticale, però no, è la One RS, il nucleo di quello della One RS. Su Insta Studio ve la riconoscerà come One RS. Insta Studio, ricordiamo che è software miracoloso, fighissimo per gestire e montare
in post produzione le clip a 360 gradi, ma non solo, in realtà ci trasformi tutte le clip di tutte le Insta, anche quelle non 360 gradi, grazie alla potenza di calcolo del computer, visto che lo esegui sul computer, la stabilizzazione flow state, perché le Insta tendono a fare una cosa molto furba: registrare il video grezzo e le informazioni di giroscopio, accelerometro, tutti i sensori, e dopo con la potente CPU del computer, che per quanto hai il computer vecchio sarà sicuramente più potente di quella che ci può stare a livello di spazio e a livello termico all'interno di una piccola action cam, sul computer stabilizzi, gestisci le inquadrature, i colori e tutte cose, e lo fa veramente bene, così come lo fa bene l'app in realtà, perché anche l'app che c'è sia per iPhone sia per Android ti permette di montare molto bene. Tra l'altro, non solo il montaggio, nel senso che mi faccio io le inquadrature e tagliuzzo i pezzettini, ma anche automatico con l'intelligenza artificiale, e quello è tanta roba, quello è tanta roba. Infatti stavo già montando qualche clip adesso 5 minuti fa qua seduto su questo sasso, ed è veramente comodo. In più mi avete visto un po' soffrire con l'audio quando ero in cima lì al ghiacciaio, che c'era un vento terribile, ma esiste anche la mod per attaccare i microfonini Rode, quelli wireless Go, che io non possiedo ma devo comprarla più presto. Tra l'altro c'è proprio il mount di Insta360 per metterli sul lato e farli proprio scomparire, cioè si mette il microfonino qui, adesso voi non state vedendo le mie dita penso, e quindi quando la cam monta il 360 quello là sparisce, e però hai l'audio wireless sulla fotocamera, cosa che si può fare anche per tutte le Insta con delle cuffiette, che boh, in realtà, cioè il microfono delle AirPods funziona benino, non è un microfono da studio, diciamo. Allora, sono rimasto un po' su questa pietra dove ho anche volato con il drone. Nel frattempo ho fatto un piccolo timelapsino che forse avete visto un po' troppo corto, perché nel frattempo la cam si è scaricata, ma con queste nuvole che si muovono così velocemente non potevo non valorizzare la scena con la modalità timelapse. Batteria secondo me dura leggermente meno di quella della One X2, più o meno in linea con quella della One RS, forse un po' di più di quella della One RS, essendo più grossa a livello proprio di volume. Ma tanto, il selfie stick che mi sono portato oggi è un po' più corto del normale, certo, ma è il selfie stick power bank di Insta. L'ho usato tutto il giorno senza il cavetto, quindi andando con la batteria della cam. Ma adesso basta che tengo la cam qua sopra con il cavetto collegato ed è sempre in carica. In questa maniera, guarda che bello, con il cavetto perfettamente allineato alla cam, in modo che poi nel 360 sparisce, non si vede. E quasi quasi nel frattempo mi incammino verso un pranzo. E con una piccola visita al museo della funivia, questa qua era la vecchia funivia del Monte Bianco, direi che ci vediamo a casa. Serata, abbiamo preso una pizzetta con Morolla, visto che in centro Milano, che poi non siamo in centro, siamo in City Life, comunque qua non si può volare con i droni, facciamo un po' di dronate con il selfie stick lungo. Ho anche recuperato quello da 3 metri. E così colgo l'occasione anche per un ultimo, ulteriore test in low light della Insta e dei microfoni, visto che qua c'è venticello ma non dovrebbe dar fastidio ai microfoni, anche giusto per capirci, così passeggiando sotto casa di Fedez, parlando a un tono di voce normale e con il selfie stick che adesso è super ridotto in realtà. Tu che sei stato più fortunato di me nel testarla, cosa ne pensi? Sicuramente la qualità è il punto di forza. Qualità video. Sì, non esiste nessun'altra 360 in grado di fare quello che fa lei. L'esperto macchinista, bellissima questa ripresa con il fake, penso si chiami fake jib, cioè tipo come se avessi la giraffa, quella che usano per gli spettacoli televisivi, insomma sai, la telecamera, quella che è in cima a una giraffa, solo che è resa possibile semplicemente da un selfie stick molto lungo e dal fatto che la cam è 360, quindi stabilizza l'orizzonte, quindi ovunque la giri tu parti così, poi la giri così, poi lei inquadra sempre dritto. And that's a wrap. Guarda che luce, con letteralmente non ce n'è, cioè vedo buio a occhio nudo. Sensori top queste cose, tra l'altro è un pollice ma sensore quadrato, quindi sono enormi. Torniamo in studio. No, ultimissima clip al buio, ho aspettato la mezzanotte, sono venuto nel punto più buio di Legnano. Voglio vedere sia come viene questa clip sia il pure shot, che è una fotografia molto particolare che usa praticamente un HDR di RAW, te la fa già tutto da solo,
ma ha una gamma dinamica che starete vedendo in questo momento che è incredibile. E niente, scappo perché sta cominciando a piovere anche parecchio, ma questo è come vede la grande angolare dell'iPhone per confronto. Che bomba, che bomba! La poca luce più che altro, le condizioni low light assurde. Poi quella sera tra l'altro ho provato anche il Pure Shot, cioè fare le fotografie a 360 gradi, e queste fotografie le fa in 6.5K, quindi ancora più risoluzione, a 23 megapixel. E in più con il Pure Shot praticamente un'elaborazione particolare, come se fosse tipo RAW più HDR, più, cioè insomma la gamma dinamica della vita, ma è incredibile proprio come riesce a valorizzare anche quando c'è pochissima luce. Quella sera in City Life a Milano ce n'era pochissima, qua in soggiorno quando vi ho fatto l'intro all'inizio del video ce n'era pochissima, anche a Malpensa non è che ce ne fosse tanta, ero davanti alle finestre ma c'era il tempo, era tutto scuro. Vogliamo trovare proprio un lato negativo, che proprio no, se no Overvolt dici solo cose positive, oh my god, i poteri forti? Ho trovato un pochettino scomodo il fatto che la scheda SD sia incastrata qua dentro, e quindi per togliere la scheda SD devi smontare qua, smontare qua e la trovi qui dentro. Però tanto vabbè, hai comunque la tua porta USB accessibile e i file li scarichi da qua sul computer. Ultimissimissimo, il prezzo: 939 per la cam completa, proprio partendo da zero. Se prendete solo il modulo costa un po' meno. Ci sta, non ci sta? Secondo me sì. Non è un action cam, non puoi paragonarla alla Instago che ti metti sul casco quando vai a sciare. Questo è un prodotto di fascia più alta, che trova applicazioni sia nel filmmaking, grazie alla sua resa di immagini spettacolari, sia in tutte quelle situazioni professionali in cui magari hai bisogno di tutta la risoluzione e la qualità possibile, tipo real estate, come si chiama, immobiliare, quelli che fanno i tour delle case costose in 360 gradi per i propri clienti, e spesso le case non è che sono illuminate come uno studio fotografico, e capito, ma soprattutto secondo me filmmaking di medio-alto livello, per la possibilità delle cam 360 di poter fare le inquadrature in post, che appena ci prendi un po' la mano diventa una droga, ti diverti troppo a giocare. Per questo video è tutto, pollice in su, in descrizione il link alla One RS, ciao a tutti!